TG Lan Benedetto, ok, che faccio in chiaro, anche se tante cose, seguitemi su Patreon, ragazzi, che sto mettendo delle cose interessanti anche lì. TG Lan Benedetto, l'unico vero TG dove non lo faccio tutti i giorni, perché cosa devo dire, più o meno so, cioè non è che tutti i giorni devo ripetere certe cose, lo facciamo magari ogni settimana, ogni 10 giorni, con le notizie della settimana. Unico TG fatto da uno che non è politicizzato. Uno che non è tirato da nessuna parte, uno che sta al di sopra delle parti. E stando al di sopra delle parti, scusate, al di là del fatto che adesso ho pure i libri, quindi anch'io ho l'aria da saputo, sono intelligente, sono una persona per bene, sono una persona stimata, sono uno saputo, c'ho i libri di dietro, cazzo, quindi è uno che non sto né dalla parte del radical chic, né dalla parte filodestroide, né dalla parte di qui, né dalla parte, perché a me non me ne frega nulla, ok? A differenza di tutti gli altri, che sono tutti politicizzati. Perché non è facile levarsi dalle palle tutto sto pattume, ok? Quindi non fate tanto i fighi quando alla fine siete tutti politicizzati. A me non me ne fotte nulla, ok? E riesco a fare un TG al di sopra delle parti. Prima notizia, io non sto né dalla parte di Donaldo, non sto né dalla parte di Biden, io analizzo le cose al di sopra delle realtà. Perché finora tutti quelli che leccano il culo Donaldo, perché non ci hanno raccontato che Donaldo ha fatto sposare la figlia a uno della cricca? Ma come mai la figlia di Donaldo ha sposato uno della cricca con tutti quelli che poteva sposare? Perché Donaldo è così con la cricca, altro che il deep state, altro che qua, 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 qua. Bello chiacchierare. Notizia, notizia, notizia della settimana, la farsa, la notizia degli ultimi giorni. È la farsa delle elezioni americane. Adesso noi abbiamo l'operaio di Caltanissetta, abbiamo l'operaio di Terni, abbiamo lo studente di Colle Pedrino, abbiamo la casalinga di Voghera che discutono del presidente degli Stati Uniti d'America, come se la loro vita dipendesse dall'elezione del presidente degli Stati Uniti d'America. Loro discutono dell'elezione degli Stati Uniti d'America quando l'operaio di Pittsburgh, l'agricoltore del Minnesota, il 90% degli americani non esce dal loro stato. Il 70% degli americani sono dei morti di fame, non hanno più di 1000 euro, scusate, di 1000 dollari sul conto corrente, perché vivono di carte di credito, di lavoro che fino a ieri un pochino c'era, ma il 70% non hanno quello. Il 90% degli americani non esce dal loro stato. Il 90% degli americani non sanno neanche cos'è l'Italia. Non gliene fotte un cazzo. Mentre la casalinga di Voghera parla delle elezioni americane. Ok, sembrerebbe che dopo questa farsa, l'ho già ripetuto, in America non comanda il presidente degli Stati Uniti d'America, comandano le lobby. Comanda la cricca. Se non avete ancora capito questo, scusate, spegnete il video e non continuate. In America non esiste la destra, non esiste la sinistra, non esiste un cazzo. Sono tutte cretinate quello. In America esistono i neoliberisti. Finito? Fertisch. Per il popolino fanno questa pagliacciata, come fanno questa pagliacciata in Cina, come fanno questa pagliacciata in Russia? Il popolino va, ma la cricca ha già deciso. La cricca, che c'è un pupazzo o c'è l'altro, non gliene fotte niente, perché una nazione la controlli con la moneta. Imbecilli, gente del web che non sapete niente, nulla, e aprite la bocca solamente per chiacchierare. Le nazioni le controlli quando tu hai il controllo della moneta. È per questo che le grandi famiglie, il nuovo ordine mondiale, vuole prendersi il controllo di Corea del Nord, Venezuela, Iran, Siria e tutte le altre nazioni che hanno fatto, perché vogliono prendere il controllo della moneta che finora non hanno. Negli Stati Uniti d'America il controllo della moneta è in mano alla Federal Reserve, che è in mano alla cricca. E chi controlla tutto, stando in quell'isoletta su là, dell'Inghilterra. Se non sapete nulla, non fate video. Se non sapete nulla, non fate video. Se non sapete nulla, non fate video. Donald Trump non conta zero, zero.
zero. George Biden conta zero. Se non sapete nulla, non fate video. Gli Stati Uniti d'America comandano quelli che sono su nell'isoletta in alto, quella dove sta Morris, ok? E qualcuno sta nella Svizzera francese. Quindi se non sapete nulla, non fate video. Finitela di parlare cretinate. E Biden è quello, è la sinistra, è la destra. Joe Biden è un neoliberista destroide della vecchia guardia. Trump era un liberal che era pappa e ciccia con la famiglia Clinton. Trump era uno che faceva il figlio ribelle liberal. Trump faceva il liberal. Faceva il liberal. Era molto più sinistroide lui di tutto il resto di tutti quelli che era là. Joe Biden sì che è un destroide neoliberista della vecchia guardia. Poi Trump gli hanno detto, ascolta, guarda, ci sarebbe di fare questo, guarda, guarda che c'è questo qui con tua figlia, ta ta ta. E lui ovviamente, chiaro, deve sistemare i propri interessi. Ma negli Stati Uniti d'America comanda la cricca, ragazzi. Sono quelli che su Inghilterra. Ed è la patria del neoliberismo. E il neoliberismo è scoppiato. Gli è arrivato tutto in faccia. Erano 2 o 3 anni fa. Chi mi segue sa benissimo che io vi dicevo, guardate che negli Stati Uniti fra 2 o 3 anni arriverà una crisi. Guardate che qua stanno pompando un mare di liquidità, stanno creando una bolla disastrante, scoppierà tutto, il popolo si prenderà a scimmiate in faccia. È quello che sta succedendo. Sta scoppiando il neoliberismo. È il tramonto dell'Occidente nella crescita dell'Oriente. Perché ci abbiamo la Russia, che ha il 56% di materie prime ed è il motore fornente, ed è la Cina, che è la nuova potenza. Quando io sento dire, ma no, ma noi in Italia ci stiamo impoverendo, ma di che cosa? La Cina ci compra, ma comprerà cosa? Le 4 aziende che ci sono in Italia sono già state comprate dai tedeschi e fondamentalmente dai francesi. Per i cinesi l'Italia è una scorreggia. Ma cosa gliene fotte alla Cina dell'Italietta? La Cina si sta comprando mezza Africa, si prende tutta l'Europa, utilizza i porti per arrivare. La Cina è il paese neoliberista, capitalista più forte al mondo, vale 2 Americhe. Nella Cina ci sono 500 milioni di persone, perché noi abbiamo ancora l'imbecille italico, quello che è lì che fa il figlio che non capisce un cazzo. Non ho ancora capito che in Cina ci sono 500 milioni di persone, 500 milioni, più di tutta la gente dell'Europa. 500 milioni, quasi 2 volte i cittadini americani, che oggi hanno 120 milioni di poveracci. In Cina c'hanno 500 milioni di persone che guadagnano più di 40.000 euro all'anno di reddito pro capite. E quando guadagni 40.000 euro all'anno, quanto guadagnate voi all'anno? Fate 40 diviso 12. 500 milioni di persone che guadagnano più di 40.000 euro all'anno, ok, vuol dire che sei parte della fascia media, della fascia benestante. Quindi in Cina ci sono più benestanti e ricchi di tutti i cittadini d'Europa messo insieme, 2 volte i cittadini americani. In Cina fanno molte meno ore di quelle che fanno in Albania, in Serbia, in Croazia e in molte parti d'Italia. Non sapete niente, voi siete rimasti a 15 anni fa. La Cina, Xi Jinping, ci compra la Cina. Magari ci comprasse la Cina, magari. Non avremmo i treni da terzo mondo, non avremmo i cagacazzi, non saremmo dei morti di fame. Magari ci comprasse la Cina, magari.